Ciao bellissimi! Scherzavo, fatemi legare i capelli perché non. Cioè, con l'aria condizionata spenta non posso farcela. Ciao bellissimi! È un bel po' che non ci vediamo, da 3 settimane circa. Tra l'altro io non registro un video da più di un mese ormai e posso dirvi adesso che sono libera. Non ho un calzino a portata di mano, ma potete capire il concetto. Sono libera. Con la data di oggi, che è martedì 11 luglio, posso dire che mi mancano solo 2 esami alla fine della sessione estiva e anche alla fine del primo anno. In realtà, no, non è vero, ne manca uno a settembre, ma vabbè. E che quindi per il momento ho dato 5 esami, quindi ne mancano ancora due. Ma posso dirvi che quelli difficili, o comunque quelli per cui dovevo consegnare il giorno stesso, sono finiti. E sono finiti anche molto molto bene. Ora non posso parlare per i due che verranno. Ma vabbè, quindi sono libera, finalmente ho fatto praticamente quasi 2 mesi di reclusione. Andavo a lezione, andavo a lavoro e studiavo la sera. E adesso era studiavo, andavo a lavoro costantemente. Per togliermi questo sassolino dalla scarpa, vi chiedo se avete voglia di lasciarmi un commentino qua sotto, un mi piace, comunque meglio un commento perché è più un'interazione per il YouTube, perché ovviamente essendo inattiva da un po', YouTube mi ha dato per morta e quindi non fa più visualizzare niente di me in giro né su Instagram. Instagram è stato veramente un brutto colpo. Quindi se avete voglia, se mi seguite, lasciatemi un commento qualunque qua sotto, cioè ditemi cosa avete mangiato piuttosto, e anche su Instagram se avete voglia, ma è già tanto se lo fate qua, quindi già viamo così. Grazie mille lo stesso. Se volete invece ricevere le notifiche c'è sempre la campanella. Lo dicono tutti gli youtuber perché in realtà YouTube non fa arrivare le notifiche. Infatti c'è anche per Instagram perché ora Instagram è uguale, quindi non si vede mai il profilo della persona che segui. Quindi se avete voglia campanelle, campanelle ovunque, un mucchio. È stato difficile, devo dire la verità, questo periodo qua è un periodo che è un po' complicato nella mia vita in generale, non solo per gli esami. Quindi sì, sono sparita e ho pensato un sacco, in realtà al canale ho pensato anche a un sacco di cose da fare e oggi appunto voglio portare qualcosa di nuovo, un unboxing. In realtà l'unboxing l'ho già fatto perché volevo preparare appunto per questo video che racconterà un po' come sta andando la mia vita fino ad adesso e cosa ho fatto fino ad adesso mentre creo la mia prima illustrazione su Wattpad. Ve lo farei anche vedere, ma visto che hanno fatto queste scatole qua che io non mi ricordavo così complesse perché non scende! iPad! Questo in particolare è l'iPad 2018. Quando ho visto che avevano fatto un iPad economico con cui poter utilizzare l'Apple Pencil, ho detto "Eh!". E quindi poi ho aspettato un pochino e per premiarmi mi sono regalata appunto l'iPad 2018 in colore gold. Perché quello scuro aveva una patacca qua nera, mentre quello chiaro l'ho visto in negozio e mi faceva abbastanza cagare. E devo dire che mi piace tantissimo perché è tipo bronzo. Non pensavo mai, ma mi piace un sacco. Tanto poi non importa perché avrà sempre una cover come tutti i prodotti Apple che stiamo 6 ore a scegliere il colore e poi non serve. Quindi sì, l'unboxing ovviamente all'interno trovate l'iPad e il caricatore. Guardate che piccolino questo caricatore, mignon. E poi ovviamente ho preso l'Apple Pencil, il motivo per cui ho comprato quest'iPad. Perché sì, io lo utilizzerò per prendere appunti, tenermi tipo le memo a portata di mano, ok? Ma soprattutto lo utilizzerò per illustrare, per design e graphic design. Era di vitale importanza che funzionasse con l'Apple Pencil. L'iPad Pro è assolutamente fuori dal mio budget per l'uso che devo fare di un iPad, mentre questo può essere un'alternativa. Poi se vi interessa vi farò dei video aggiornamento se effettivamente funziona. L'Apple Pencil è qui dentro la cover, che come vedete se mi seguite su Instagram avete visto il dibattito lilla e quadro di Van Gogh, che vi lascio il link all'info box perché un sacco di persone mi avevano chiesto dove le stessi comprando ed era ovviamente Amazon. Devo dire che questa lilla qua mi piace tantissimo, sta benissimo con il colore che non si vede dell'iPad. Quando si rovinerà invece passerò quella di Van Gogh perché è molto mainstream ma molto molto bella, e l'Apple Pencil l'ho messa qua dentro perché chiaramente la perderò subito. Tra l'altro gesticolando mi sono resa conto, era 6 ore che cercavo di capire come avrei dovuto togliere l'Apple Pencil da qua dentro, c'era il buco qua apposta. Sono
sono un genio. Quindi questo qua è, se vi interessa, è l'iPad 2018 Wi-Fi con meno memoria. Insomma, è la cosa più economica che potete comprare, che economica non è, ma comunque sempre meno del Pro. Io l'ho comprato principalmente per illustrare, anzi adesso lo metto nella sua cover perché mi fa venire l'ansia. E in realtà volevo fare l'unboxing con voi, ma ho fatto bene a non farlo perché è stato veramente problematico impostare questo iPad, più che altro perché non funzionava molto bene. Ho detto va là, perso. E invece in realtà doveva un attimo riprendere. Ma adesso si gira. Ecco, tipo prima questa cosa qua non la faceva, rimaneva solo così. Vai a sapere. Ora ci sono. E voglio, come l'ho pensato questo video, ora io vi metterò qua a disegnare, metterò la macchina fotografica qua sopra e riprenderò me stessa con l'iPhone. Quindi la qualità magari di me sarà un po' più piccolina, un po' più bassa, ma comunque meglio che niente. E non so dove mettermi. Bene, cambiamo visuale in 3, 2, 1. Mi si è corrotto il file. Quindi in realtà il video che vedrete è solo iPad, e perché l'iPhone era una registrazione troppo lunga, si è impallato e quindi il file si è corrotto in qualche modo e non posso utilizzarlo. Ci ho provato in tutti i modi, ma non lo passa neanche al computer, quindi è un po' un fail. Ma comunque vi lascio al disegno bello, quindi appunto la ripresa così, sperando che si veda qualcosa. Allora, l'app che utilizzo è Procreate, questa qua, viene 10,99 €, l'ho appena acquistata a Giulia, cavolo, ricordati queste cose. Appunto non l'ho aperta, cioè lo sto testando con voi per la prima volta e so alcune cose perché ho stalkerato video di gente per un sacco di giorni prima di comprarle per decidermi. Quindi perfetto, questa è la nostra tela. In realtà io vorrei creare uno sfondo per l'iPad perché quelli che ci sono qua dentro mi fanno abbastanza angoscia. Ho pensato vabbè, proviamoci. Quindi non è questo il tasto. Teoria, dove? Qua sono i livelli. Non, no, no. Questo? Eccolo qua. Inserisci una foto. Vai di questo. Ok. E direi che va benissimo. Toglimi sta cosa. Oddio, aiuto. Però ora lo vorrei un po' più opaco. Ok, così. Perché io voglio che il mio disegno sia qua all'incirca. Quindi mi va benissimo. Piano. Il piano è di disegnare un mini, quelli che vanno sott'acqua con la tuta, come si chiamano? Non mi ricordo. Andiamo a cercarli su Google. Perché si può fare questa cosa fica del multitasking. Io so che si può fare questa cosa qui, cioè credo in realtà si tira su e se io tengo premuto, non so ancora usare bene questa cosa, questa così, esatto. Allora intanto mi giro la tavola perché sennò così divento scema e voglio disegnare un palombaro. Questi sono i pennelli, abbastanza intuitiva come cosa. Andiamo a fare uno schizzo prima. Questo colore qua però mi fa schifo. Staccata dal corpo, ci siamo, quindi io vado tipo Photoshop, esatto, meno male, saper usare Photoshop secondo me aiuta tanto. E mi vado a prendere, ho sbagliato, non so cosa mi vado a prendere in realtà, perché mi scivola così tanto, vediamo un po', no, variazione in realtà non ne voglio, tutta questa roba qua all'incirca la capisco perché Photoshop i pennelli sono identici. Quindi partiamo dallo squalo che magari è un po' più semplice. È orribile, però va bene. Prima volta che disegno in digitale su un iPad. Ed è molto figo. Devo dire che non sento molto la mancanza. Cioè, io so che il Pro non ha i 5 mm o quanto è di distanza,
dalla penna, ma devo dirvi che non sento particolarmente la differenza, anche perché non sono abituata, quindi per me è nuovo e mi sto abituando a questo. L'altro non lagga, io pensavo che laggasse da morire, invece non sta assolutamente laggando, anzi, quindi sono molto contenta perché avevo il terrore di comprare una ciofecata. Ora la gomma, no, ci devono essere delle impostazioni della gomma. Oh, grazie a Dio. Okay, ecco, sbagliato, ovviamente non l'ho chiusa. La stessa sensazione di paint ce la riporta al 2018. Diventando imbarazzante la situazione. Cioè, il blu dello sfondo mi servirebbe ripescarlo, riselezionarlo. Ci sarà sicuramente un modo che non conosco. Ok, questa è così. Visto che siamo a 23 minuti di video, io avanzo senza di voi e poi vi riporto qua. Intanto mi sono sparata un po' di aria condizionata addosso. Allora, non ho ancora capito come si fanno le ombre. So che c'è un modo per dare una maschera, quindi colorarci dentro, su un altro livello però, perché quello che ho fatto come una persona che non sa usare un programma come Photoshop è fare alcune cose sugli stessi livelli, perché sono un genio. E ci sono riuscita solo con questo cuoricino qua a fare la cosa della maschera, però sempre sullo stesso livello del colore, non so, cioè, non so cosa aggiungere, cioè, ho provato a rifare le ombre dell'omino tipo 500 volte, quindi lascio perdere. Penso che farò un po' di ambientazione marina. Questa la facciamo un po' più piccola. Molto carino. Cioè, molto più carine le piante dell'omino, ma qua non abbiamo grosse speranze. Va bene. Facciamo finta che ci vada bene questo. Come faccio ora a salvarlo? JPEG. E là là. Salva immagine. Ok. Ok, schermata home. Era zoomato in automatico. Eccolo! È fatto! Guardate che carino! Cioè, fa un po' angoscia in realtà, però è molto carino. Sono molto soddisfatta del mio primo disegno brutto. Questo è tutto per oggi. Non so quanto verrà lungo perché lo velocizzerò tantissimo. Però questo è il mio disegno. Se volete altri video con illustrazioni, ditemelo. Lasciatemi un sì al sondaggio o un commento qua sotto. E se avete consigli per migliorare, ditemelo. L'importante è che il mio piano di nascondere i piedi sia funzionato benissimo. Cioè, non si vedono veramente. A me e lo squalo è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Bentornati. Questi salti temporali lo so che un po' sconvolgono, ma il disegno finale è questo qui. Perché mi dava fastidio tutto quel blu e quindi alla fine ho fatto solo uno sfondo semplice semplice. Guardate lo squaletto che carino. Tra l'altro ve l'ho messo sicuramente in sovraimpressione durante il video, ma tanti dei miei fantastici dubbi si sono eliminati perché ho disegnato tutta la notte. E sto imparando e sono migliorata un pochino, cioè ora sto iniziando a capire come si utilizza il programma e la mia qualità abilità nel disegno fa comunque schifo, ma comunque. Quindi io e il mio nuovo sfondo vi salutiamo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!